Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno e t'allumini noi per lui. E te lo è bello e radiante, con grande splendore. Da te, Altissimo, porta significazione. Mi viene in mente che a Natale, per la festa del Natale che è sentita non solo dai cattolici, ma è una festa nazionale, possiamo dire una festa sociale di tutti. È importante la luce come fattore di sviluppo, di uno sviluppo sociale, economico anche. Corrisponde al nostro comune della provincia del Bengo, a nord di Luanda, vasto come una nostra provincia. La SMA è presente a Gombe Nambuangongo da parecchi anni, almeno una ventina d'anni, in una zona rurale che ha enormi problemi di sviluppo, di benessere, lavoro, di esodo rurale, di futuro per i ragazzi, per i giovani che lasciano il lavoro agricolo per andare in città. Ecco lì la SMA cerca di annunciare Gesù, il Vangelo, e nello stesso tempo accompagna la popolazione per una crescita umana e sociale nella misura del possibile. Però le sfide sono enormi. Quella zona lì, in passato, durante la colonizzazione, era una zona di produzione del caffè, quindi una zona ricca, ma tutto era in mano ai portoghesi, con le loro fazendas, con le loro fattorie, dove praticavano anche il lavoro forzato, obbligando la gente a lavorare quasi gratis. Poi è scoppiata la guerra, cioè prima la guerra di liberazione e poi la guerra civile, che ha fatto sì che le attività economiche si sono fermate, la coltivazione del caffè è cessata, la gente è scappata, sono rimasti solo gli anziani e qualche bambino. E questo poi ha fatto sì che questa zona sia in grande ritardo dal punto di vista dello sviluppo umano e sociale. Il problema dell'energia elettrica è un problema abbastanza grave, no? Noi siamo abituati qui in Italia ad avere sempre la luce, basta solo premere il pulsante o il bottone e subito si accende la lampadina, e invece almeno in quella zona non c'è energia elettrica, la guerra ha distrutto tutto e adesso non è ancora arrivata l'energia elettrica. Il progetto dei pannelli solari è un progetto che va nel senso di aiutare non solo la missione e la piccola comunità cristiana, ma anche la popolazione, perché l'azione dei padri non è riservata, non è limitata alla piccola comunità, ma è aperta allo sviluppo di tutti, lo sviluppo umano e sociale.